Una grande prestazione in tutti i 90 minuti della squadra. Abbiamo saputo gestire la gara in tutti i momenti, quando c'era bisogno di spingere, quando c'era bisogno di temporeggiare, di tenere il pallone. Davvero l'abbiamo preparata bene tutta la settimana perché era troppo importante mettere qualcosa di un altro mattoncino davvero importante che sono questi 3 punti che danno valore a tutti alle 6 partite positive che abbiamo fatto fino adesso. Il mister non fa trapelare niente, prova tutti, fa tenere sempre tutta la tensione per tutti. E all'inizio, prima della partita, ha detto la formazione, ero lì, però comunque, anche se un po' che non gioco, mi sono sempre allenato bene con tutti i ragazzi, questo è quello che conta, ma come lo faccio io lo fanno anche altri ragazzi che magari giocano un po' meno, che comunque si allenano e danno il loro contributo come l'ho dato io oggi, che è stato il mio momento di giocare. Nenè ha fatto una grande cosa, e sì, ho fatto partire l'azione, ma diciamo che sono contento della mia prestazione. Non pensavo di avere tutti i 90 minuti, invece l'ho fatta e sono davvero soddisfatto. Siamo stati, secondo me, bravi noi a fare capire subito al Brescia che oggi sarebbe stata difficile perché siamo partiti davvero forte e abbiamo continuato a essere forti per tutta la gara, quindi in automatico il Brescia non è riuscito a venire fuori. Al contrario, come è capitato all'andata proprio contro il Brescia, perché è esattamente la stessa squadra, siamo entrati molli in campo, avevamo fatto una partita diversa e hanno vinto loro, infatti questo. Dipende come affronti le partite, se le affronti con questo piglio, con questa intensità e con la voglia di vincere e di essere cattivo su tutti i palloni, le altre squadre fanno veramente fatica contro di noi. L'approccio non solo della partita, ma l'approccio che abbiamo avuto durante la settimana nel lavoro e nel preparare la gara nei minimi dettagli, che sono quelli che poi ti fanno fare la differenza durante i 90 minuti. Ci aveva chiesto di fare magari fare solo un giro palla e poi comunque pressare in avanti per aiutare la difesa a salire e tenere la squadra più alta in modo tale da fargli calciare il pallone, non essendo comunque una squadra che, come può essere l'Empoli, che ha molto, molto giro palla, li spingevamo appunto a far calciare il pallone e prendere poi noi la palla per fare il nostro gioco. E abbiamo valorizzato quei 3 pareggi con la vittoria di oggi. Perché comunque sono state partite complicate, partite che abbiamo rimesso in piedi, potevano andare molto peggio. Dato che oggi abbiamo fatto i 3 punti, le abbiamo valorizzate davvero tanto, quindi secondo me è da guardare avanti, adesso chiudere quello che abbiamo fatto oggi e pensare a una partita ancora più importante che c'è mercoledì, perché è davvero una partita tosta. E fa piacere che fanno gol gli attaccanti, ma se avessero fatto gol 3 difensori, l'importante era vincere, quindi va bene così. Posto. Bravo.